Celebrazione di cerimonie di affiliazione secondo il rituale di origine ndranghetista, estorsioni ma anche ingerenza dei gruppi criminali in diversi settori della vita sociale, amministrativa e imprenditoriale del territorio barese, comprese interferenze nei confronti di alcune società sportive. E quanto ha scoperto la polizia giudiziaria, un'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari che ha portato questa mattina all'esecuzione di 130 misure cautelari da parte della Polizia di Stato riguardanti persone appartenenti o vicine all'organizzazione mafiosa Parisi Palermiti. Sono ritenuti responsabili, a vario titolo e tra gli altri reati, di associazione mafiosa, estorsioni, porto e detenzione di armi da sparo, illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti, tutti aggravati dal metodo mafioso. Dalle indagini emerge anche che con l'intervento dei gruppi criminali Parisi Palermiti e Strisciuglio nelle consultazioni amministrative per l'elezione del sindaco di Bari del 26 maggio 2019 sarebbero stati catalizzati numerosi voti per l'elezione, poi avvenuta, di un consigliere. Per l'attività investigativa, la polizia giudiziaria si è avvalsa anche delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Contestualmente all'esecuzione dei provvedimenti cautelari personali sono in corso sequestri patrimoniali nei confronti di 16 persone indagate per un ammontare di circa 20 milioni di euro. In particolare è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca di un cospicuo complesso immobiliare nei confronti di uno degli arrestati, ex consigliere regionale destinatario della misura custodiale in carcere, e di sua moglie, attualmente consigliere comunale di Bari e destinataria della misura degli arresti domiciliari. Sicuramente dobbiamo stare attenti perché ogni momento di cambio di guardia e di avvicendamento a livello politico è sempre qualcosa che è appetibile dalla malavita. E noi non siamo avulsi. Il nostro territorio, per quanto abbellito da un turismo crescente, è anche un terreno fertile per logiche criminali che si possono anche annidare nell'ambito della politica. Ora, io non conosco i fatti, per cui non posso emettere un giudizio, e poi credo che sia anche prematuro subito emettere giudizi, perché è facile sbattere il mostro in prima pagina, poi bisogna capire concretamente come stanno le cose. Quindi attendiamo, vediamo, cerchiamo di capire e soprattutto manteniamoci saldi e vigilanti sul nostro operare. Questo credo che sia un atteggiamento virtuoso da coltivare. Le indagini sono durate diversi anni nell'ambito di diversi procedimenti e fotografano la situazione. Dinamiche criminali della città di Bari che ruotano intorno all'organizzazione nota come Clan Parisi, un periodo di tempo che può sembrare anche ormai risalente, perché ci fermiamo credo al 2019. Questo dà la misura della pesantezza dell'impegno investigativo che è stato necessario costruire. La criminalità organizzata, la mafia come si dice, è pericolosa non solo perché ha un aspetto militare, uccide le persone o spaccia stupefacenti, ma perché è pericolosa in quanto ha il fine di raggiungere i soldi, il profitto, penetra dentro la società civile, la società politica e quindi provoca dei danni devastanti. L'amministrazione locale barese ha saputo rispondere in questi anni alla criminalità organizzata, vi è stata una parziale circoscritta attività di inquinamento del voto all'interno delle comunali, su cui noi siamo intervenuti, e questo lo dico perché come al solito noi facciamo sempre indagini approfondite senza guardare in faccia a nessuno. Abbiamo individuato questo aspetto e fatto salvo sempre il diritto di riconoscimento della presunzione di innocenza, siamo intervenuti, abbiamo chiesto una misura cautelare. Alcune misure cautelari ci sono state concesse. Gli interessi andavano anche
nel tentativo di creare contatti col mondo amministrativo locale, con imprenditori, questo anche nell'ottica di creare quello che si chiama welfare mafioso, cioè di sostituirsi allo Stato nel supportare, così diciamo, l'intenzione delle organizzazioni mafiose, i cittadini. Io spero che questa operazione di oggi invece induca i cittadini a capire e a comprendere che questo è un modo per essere soggiogati da questi clan mafiosi.